Se il sogno dei materani era di girare il mondo, oggi sono in tanti a sognare di visitare Matera, capitale europea della cultura, per il 2019. Un anno sicuramente da record che non ha deluso le aspettative più ambiziose. Numeri ci danno molta ragione perché con un budget del 10% in meno rispetto al previsto, cioè di 45 milioni di euro anziché di 50 milioni di euro, abbiamo fatto il 110% rispetto ai progetti. Quindi abbiamo realizzato oltre 70 progetti originali, 255 sedi, oltre 250.000 presenze di spettacoli, 1 milione di turisti a Matera e soprattutto tanta qualità, oltre 1.500 volontari, 16.000 cittadini coinvolte e circa 1,5 miliardi di persone informate sull'evento. Grandi numeri che si traducono in una evidente crescita economica e un incremento più che significativo del settore dell'accoglienza. I dati ISTAT recentemente presentati raccontano di un più 7% di abitanti a Matera, una crescita dell'1,6% del PIL e di un impatto del turismo del 30% sul PIL della città. Quando abbiamo cominciato questa avventura, la città aveva un prodotto interno lordo di circa 800 milioni di euro l'anno, oggi oltre 1 miliardo e 100 milioni l'anno. Oggi il turismo pesa a Matera il 33%. Ed è ancora in grande crescita.